come stai? Dov'è? Ciao. Il king della isla. Calma che sto lavorando come un pazzo, non ci sto dentro. Beh, allora adesso... Non voglio sentire Torre che dice sempre le stesse cazzate, non mi interessa. Non voglio sapere niente di quello che dice lui, che tanto non capisce una sega, quindi certo, cosa fanno con Torre, non capisce niente. Come va lì a Ibiza? Ha visto la partita? Beh, non è ho visto la partita, nel frattempo lavoravo. Ho visto la partita oggi bene, vabbè, il Monza è impresentabile. Qualcosa si è visto del Monza, dai. Ma va, ha fatto bene il secondo tempo, i primi 5 minuti, poi il Monza è veramente impresentabile. Beh, dell'Inter comunque, ti è piaciuto qualcuno? Bella partita. Detto questo, l'Inter quest'anno secondo me sulle fasce è migliorata, è peggiorata davanti ed è peggiorata dietro. Però se poi arriva Pavard, secondo me miglioriamo dietro, davanti c'è un problema perché Thuram non fa un gol neanche sotto tortura, Correa può andare a fare l'asado, Arnaldo c'è giorno, ma c'ha l'età di mio padre e non farà tutto l'anno. È l'unico. Vabbè, Dzeko ne aveva 4 in più, infatti. Esatto. Sì. Ma raga, ma lui non lo sta. Cosa ha detto? Questo qui? Vi lascio un attimo. Dzeko ne aveva 4 in più. Chi? Basta cercare su Google. Edin Dzeko. Ma che cazzo c'entra Dzeko? Che cazzo c'entra? Allora. Cosa c'entra Dzeko? Cosa c'entra Dzeko? Che cazzo c'entra? Si è bloccato. Cosa c'entra Dzeko? C'ha 40 anni. Allora, c'ha 34 anni, giocatore mezzo finito. Poi a me piace. Non è vero. Arnautovic è buono a fare il sostituto di Correa, ma non titolare. Ma che sostituto di Correa? Non titolare. Sei imbarazzante. Sei imbarazzante. Hai visto la tecnologia? Non hai visto un cazzo. Allora. È andato via. Mario, lei lo conosce? Lo conosceva Centonze? Sì, questo signore e io eravamo molto in accordo qualche live. Grande fa. Super Mario Bros, come stai? Numero uno, lui è competente, questo è competente, okay. Non solo che prendete voi, sempre gente che non capisce un cazzo, okay. Questo è competente. Allora. Questo... Mio fratello. Allora, io più lo sento intervenire, mio fratello. I calci da palle vanno sempre a coppia, Io più lo sento intervenire con scritto Ibiza sotto e due domande su quale sia il lavoro, io me le faccio. Allora, ma per i terrapiattisti, ragazzi, cioè, non dovete ascoltarlo. Cioè. Non vorrei indagare, prego. C'è una mano alzata. Questo devo una domanda, su. Ma a Ibiza ne hai cacciato? Prima che diventi. Bene, ma questo qua, allora io mi dissocio come canale, ma questo ogni volta che entra rischia di farci chiudere. Allora, Mario, dopo ti stanno manderò... arrivando due o tre gatti dei neri, pure Ibiza, però ancora no, dopo arrivando... ti manderò l'esordio di questo ragazzetto che secondo me ha talento. Il problema è che è un diamante grezzo, diciamo. Ma chi è? Quello là. La rivoluzione è tornata, lui. Ah, lui, un diamante grezzo. Ma i diamanti vanno sgrezzati, quindi fai benissimo. Sono un talento nato. Ma è un po'. Ho capito una parola. Allora, ragazzi, mezzanotte 10. Non so se abbiamo detto tutti. Scusa, ma mezzanotte doveva arrivare uno. Manfredi, non cosa detto, fai nel mio lavoro? Ho detto mezzanotte 10. Manfredi, non parlare del mio lavoro, che ti metto qua a fare quello che stai facendo. Ti do anche dei soldi, ma no. Che non parli. No. Non parlare a Bambera. Ma non ti toglie il pane dalla bocca che te sei. Emanuele. Ci dica secondo lei che così dopo... donazioni, no, grazie, così chiudiamo la parte sull'Inter. Ci vuol dire magari il migliore e il peggiore in campo, secondo lei? Allora, ci sto pensando. Il migliore in campo... Lautaro ha fatto due gol, può non essere migliore in campo. Peggiore in campo, secondo me, nessuno. Cazzo. Neanche Manfredo, sito che ha detto che il ragazzo che è entrato, secondo me, sono entrati tutti bene. Oggi devo dire bene, dai, non c'è poco da dire, c'è poco da lamentarsi. Beh, ovviamente, secondo me, non cosa? Il peggiore in campo è sempre l'allenatore. Abbiamo. Uno che sceglie Michita titolare quando hai Frattesi che c'ha più gamba e infatti è stato tra i migliori evidente che non guardi le partite è stato tra i migliori Michitarian Scarpi dai vai di Ibiza a lavorare che quello è il tuo mestiere quando parli di calcio sei un terrapiattista per cui niente. Vabbè, e neanche tu sei in grado di fare niente quando parli di calcio, ma quella è un'altra questione. Per favore. Ma voglio chiarire se capiscono i mai delle squadre. Per favore. Volevo dire un'ultima cosa per chiudere, scusate. Volevo parlare di Pavard.
per, sì. finire, per finire con l'Inter. Ah. Secondo me Pavard non viene all'Inter perché il Bayern Monaco non ha bisogno di venderlo e sa quanto vale. È un difensore centrale in Francia, un terzino al Bayern Monaco, quindi in una difesa a tre come l'Inter servirebbe come l'oro, soprattutto perché la nostra difesa è fatta tutta di persone che sono state integrate in un ruolo, non loro. Quindi secondo me Pavard farebbe benissimo, non bene. Infatti Zaghi lo stavamo vedendo, prima ha chiesto, vuole un nome forte in difesa, quindi noi pensiamo che sia lui, però se dice uno importantissimo, cioè ne vedo pochi che... Cioè, c'è Tanganga! No, per favore, dai! C'è Tanganga, raga, Allora Tanganga non fa schifo, però lui dice importantissimo, cioè quindi ma se il Bayern lo vende, quello è il problema. Allora, 20 milioni vediamo Patrick, tanto sì, però calmati. Pavard ha vinto la Champions, ha vinto il Mondiale. Guarda, ragazzi, che è forte, quello che ho detto io. Importantissimo, sì. Pavard ha segnato al volo dalla fascia e al Mondiale che ha vinto la Francia. Anche se ha contro noi ha vinto. Sì. Sì, no. C'è un nome, guarda. Ciao. Io condivido pienamente con Ibiza Loca. Pienamente. Vuole andare a lavorare da lui? Emanuele, sei muto, cosa stavi dicendo, scusa? Posso parlare? Sì, sì, prego. Vai. Adesso. Urla. Dicendo che ha ragione Mario, purtroppo credo che anch'io non arrivi Pavard, ma sarebbe veramente un upgrade, un giocatore importante Pavard all'Inter. Forte. Non arriverà mai, ma secondo me oltre alla difesa ci vuole anche un attaccante, perché ora non ridiamo e scherziamo. Lautaro sappiamo che 2-3 mesi va in ferie. Arnautovic, che mi piace, c'ha 34 anni, sarebbe una buona alternativa. Correa non è buono neanche qua a vendere le sigarette elettroniche. E Thuram, abbiamo capito che forse il non Milan è facile vendere bisogno di Thuram. Hai Ibiza voi. Come il giocatore è formato. Sicuramente in un 4-3-3, secondo me Thuram può dare di più che fare la seconda punta o la punta di fianco a Lautaro, che non è il suo ruolo. Poi a me piace Thuram, ma non so quanti gol ha realmente nelle gambe. Quante ne farà? 10? Un nome, 20, ci faccia un nome. Ma che ne sono? Abbiamo un euro per piangere. Quale nome, Pancio? Che nome ti faccio? Il cinese non ha un euro, io merito una società che spende i soldi. Una società che spende i soldi. Ah, che spende sette gambe per vedere l'Inter e non comprano una punta. Una punta decente. Io merito. Ma non ci sono in Italia. Allora, vabbè, ho capito. Se volete, allora, non ho capito lui che fa spende un attaccante a poco. Pitagno, euro per andare a San Siro. Il re dell'Inter Italia su YouTube, su Twitter, nel mondo, il maestro Fabio Verdoni. Buon campionato, è tornato Leo. Mano, sono venuto, Mano. Bene. Allora, maestro, come inizio mi sembra. Ma scritto vieni, sono venuto. Sì, gli ho mandato il link, ha detto entro, ha detto vieni. Pancio, ragazzi, io vi saluto. Sono passato fulmineamente per grazie Marione, spammate il canale di Marione. E a breve daremo news sul torneo di cui vi stavo parlando prima. Eh sì, e speriamo anche della Got League, che l'aspettiamo tanto, Pancione. Assolutamente. Grande Mario. Molto presto. Era una frecciatina. Grazie Mario. Ciao. Devi sbrigare a fare qualcosa. Il terzo giorno Dio inventò Fabio Bergoni. Maestro, la vedo un po' provata, eh? Come sta? Ha mangiato pesante? Dopo il tuscio ho bevuto un giglio, un super chianti. No, ho mangiato adesso perché non riesco più a mangiare se faccio la live. E poi ho mangiato adesso. No, sushi, gli edamame, un po' di zenzero e un calice. No, sono tranquillo. il re tranquillo attenzione, perché a breve la grande delusione tutti. A breve la grande delusione della giornata. Sì, vabbè, Manfredi, però è mezzanotte e un quarto. Era mezzanotte, io esito che ci sia puntualità. No, ma Fabio c'era già, però
Non è che chi perde non si presenta mai. Allora, signori, signori, cioè, non... c'è sta Siberiano che sta in ritardo da 3 mesi. Gabra da un quarto d'ora. Che dobbiamo fare? Signori, oh, signori, che non si dica, che non si dica. Ero qua da mezz'ora, ero pancio. Allora, posso far sentire l'audio, far leggere il nostro, no, WhatsApp non posso, dovrei farmi uno screen, però diciamo, posso far sentire l'audio che mi hai mandato? Certo, puoi, ma perché poi non è che parole, però prego, senti. Allora, diciamo, leggo il messaggio, gli scrivo. Sei caldo? Sempre. Retegui un messaggio a 3. Retegui Gudmundsson Malinowski 3-0. Oggi ne manca il culo. Pronostico 3-2. No. Io gli mando az in emoticon e lui mi risponde: se vogliamo pensare in grande, dobbiamo partire bene. E finiamo con Sergio Ramos. Questo era il piano. Un attimo, si conclude con un messaggio audio, così. Sergio Ramos. No, Sergio Ramos. Che Retegui sia con noi. Che Retegui sia con noi. Vabbè, adesso andiamo su... Comunque è arrivato Gabra. Ci andiamo subito, ci andiamo subito, anche perché sta tornando Flavio, dobbiamo salutare gli interisti. Volevo solo sapere da Fabio. No, il maestro, maestro, un attimo. Sì, no, sì, infatti, volevo sapere se hai visto le dichiarazioni. Ci spieghi l'Inter anche, sì. Gabri Gabra, grandissimo. Stasera al Marassi, prima della partita spettacolo. Siamo tutti genuani perché il Genoa sfonda il calcio e... Fiducia per il Genoa che è il calcio. E anche bravissimo Gabri. No. Tu hai fatto un programma sul calcio, sui tifosi in trasferta a Berlino. Guardateli perché quello è il calcio. Gabri, tra l'altro sta per uscire la seconda puntata? Sì, esce la seconda puntata. Poi ti chiamo Gabri, ti chiamo perché se su queste cose qua poi ti racconto. No, sull'Inter posso dire una cosa poi vi lascio al Genoa. Scatenato, prego. Ci sono due aspetti, secondo me. Il primo aspetto è che per la prima volta nella storia dell'umanità, da Adamo ed Eva ad oggi, bisogna fare i complimenti a Inzaghi. Com'è? Perché l'Inter... Esattamente come io la volevo, cioè attenta, guardinga, ordinata, ben posizionata, col baricentro semovibile, come direbbe Pozzetto, ma non sbilanciata in attacco. L'Inter vince una partita in maniera non da Inter di Inzaghi, perché fa un gol al primo tempo, nel secondo controlla. Quindi è nata, fiocco rosa, una nuova Inter. Voto a Inzaghi, molto alto. Va in conferenza stampa, quindi cambia Inzaghi, ergo. No. Allora, questa non è neanche corretta anche con fonti del maestro. No, ma infatti, no, ci ha portato lui in finale di Champions. Allora, no, c'era lui? No. Quindi Inzaghi, mi ha capito, ergo, questo è un complimento, barra, tutte le critiche fatte nei due anni precedenti erano valide. Ora, lui va in conferenza... Siccome lui è quello che non chiede i giocatori, diceva Zhang, fattuale? Sì. Dice, Zhang ha detto Inzaghi, che non chiede. Ok, grazie Manfred. In realtà lui è come tutti. Questi distinguo, lui è educato, queste stronzate. Ok, le stronzate che dice, per dire Massimo il cornuto che tira fuori... E sei un cornuto! Il cornuto ha sempre torto, taci! Ti sei anche fatto fottere 700 mila euro sul conto. Quindi le stronzate. Ma chi è Massimo? Quella cosa allora, no, un attimo. Inzaghi non è
Inzaghi, non erano due aspetti. Citazione grande questa, ma chi è Massimo? Complimenti per, no, complimenti per allora. Oggi. Complimenti, no, lui oggi lui mette un Inter diversa, è nata fioccorosa, nata nuova Inter e il merito è di Inzaghi. Però va in conferenza stampa. Pensavo di Massimo. E diventa ciò che non è. Diventa quello che chiede. Ma a me fa. Chiede. Sta facendo. Trasudare una grandissima offesa, perché lui ha defecato su Carlos Augusto, su Cuadrado, su Frattesi, su Arnautovic, su Bissek e su Sommer e su Kunu Katakudao, dicono in Sardegna. Lui ha assolutamente fenestrato una campagna acquisti che è, posso dirlo, la faina sontuosa. Non c'entra un cazzo Pavard. Lui ha una campagna acquisti top, non se ne è accorto perché di calcio capisce zero. L'Inter è forte come mai lo è stato, ma lui caga su acquisti. Quadrado non ce l'ha mai avuto. L'anno scorso 5 giocatori forti andati via, va bene, se dite che è più forte, allora vuol dire prendere in giro le persone, caro mio. Oggi lui dice che gli acquisti che sono andati via sono tra i migliori al mondo nei loro ruoli. Non ha ragione. Brozo non giocava, Gosens non giocava e Lukaku non giocava. Quindi non deve rompere i coglioni, deve metterci del suo. Perché no, siete voi che non dovete rompere i coglioni a un allenatore che sono tre anni che si fa andare bene tutto da una proprietà che da questo punto di vista non sta dando nessuna... chi stai parlando? Non puoi parlare di Dio con Dio. No, io parlo come cazzo voglio, hai capito? Tu non sei nessuno per dire a me quello che devi dire. E tu sei un cialtrone, sei un cialtrone, questa è la verità. Vado a prendere popcorn, continuate. Tu sei un cialtrone, quello che spalava merda su Inzaghi a marzo e poi eri lì ad Istanbul ad esultare, anzi, a sostenere, questa è la verità. Eri lì praticamente che stavi pensando che arrivasse secondo. Ma testa di cazzo lo dice qualcun altro, idiota. Questo è quello. No, perché sei stato tutto marzo a rompere le palle. Non li fermate, però. Scendiamo che ci guardano i bambini. Non andiamo sul personale. Io ero ovunque. Dal mundialito ad oggi. E quindi non puoi dire che io fossi a Istanbul. Io sono ovunque. È un etrino. Ma io non lo vedo. Allora aspetta, no, allora. E chi cazzo sei tu? Cioè, lo guardi è peggio. Quello che ha fatto una figura di merda con Bremer e Dybala quando non era ancora fatta, questa è la verità. Questo è quello che sei tu, un cialtrone che racconta cazzate. Non fotti uno come me che ha fatto 30 anni, 20 anni puoi prendere per il culo, non me. Ma perché? Te le tue fonti delle fonti, non sai niente, parli. Questa è la verità. Maestro, non sai niente, vede. Parli. Ma non ci sente, maestro. Ma meno male. Siamo passati da Inzaghi a Dybala e Bremer. No, mi dici chi cazzo sei tu? Io dico chi cazzo sei tu, amico mio. E quella è la verità. Vabbè, tu sei stato tutto marzo e aprile a implorare che Conte tornasse, che Inzaghi lo davi già per morto. Io ho raccontato delle cose che hanno raccontato. Invece di sostenere o altro, e poi alla fine eri lì ad Istanbul. Io ovunque. Allora, non mischiamo i discorsi, affrontiamo il numero. Io ero nel 79 a vedere il mondo. Bimbo, ne ho 27 di anni, non ti preoccupare. Asinello lo dice a qualcun altro, innanzitutto Asinello, chi cazzo sei tu? Allora, per favore, ma chi cazzo sei tu? Però, Gregorio, per favore. E questo, ragazzi, io non mi faccio prendere per il culo da questo cialtrone. Torre, per favore, torre. No, ma non è che vuoi dire ridere alle spalle. Allora, non mi sembra grande. Ma io l'ho esaltato. Chi ha annunciato Carlos Augusto? Quattr'occhi. E dopo? No. Allora, per favore. Ti potrei dire pelato, ma c'è il pancio. Ma quello sto zitto, guarda. Sei pure irrispettoso. 50 anni di uomo non sa neanche cos'è l'educazione. Non ci fissiamo sull'educazione qua. Allora. Antinfiammatorio. No. Comunque la cosa peggiore che ho sentito. Filatelo su dove dico io l'infiammatorio. Allora. La cosa peggiore che ho sentito è Sinello. Queste cose non chi è. Mi spieghi che questo dà del cialtrone a me? Come si permette? Allora, Gregorio. Permette come? Chi è? Rappresenta. Chi sei?
C'è scritto sotto il nome, non ti preoccupare. Scusa, hai ascolta, vabbè, tagliamo corto il personale, lasciamo il privato. Io ho detto, sì, va bene. Io ho detto che Inzaghi stasera ha mostrato un'Inter diversa, fiocorosa, perché è molto diversa dall'Inter l'anno scorso, non subisce, fa gol, vince in maniera diversa. Poi ho detto che in conferenza stampa si lamenta di una campagna acquisti che per me è buonissima. Mi spieghi che cos'è che non va in questo argomento? Che quando lo faceva Conte era lì che andava tutto bene. Il problema però è quando lo fa Inzaghi, per una volta che si lamenta dopo cos'è tre che... anni, povero uomo, dopo tre anni che gli fanno il mercato praticamente a zero, con le palle che racconta su Ling. Scusa. Facciamo finire il maestro, poi dobbiamo andare sul Napoli. Non capisci tu un cazzo, idiota. Non trascendiamo. Non capisci. Ho detto che Inzaghi, non ho detto che fa bene lamentarsi. Non ti fottere con le parole, ti sei un bimbetto. Maestro, per favore, anche lei. No, 50 anni buttati nel cesso, allora, guardati. Ho detto orgogliosamente buttati nel cesso. Tu invece ci credi. Tu invece ci credi alla vita. Ma non ti preoccupare. No. Ma non andiamo sul personale, hai detto. Parla di calcio, che quello magari si fosse bravo. Guarda, io posso parlare di tutto. Tu puoi parlare solo di Montatore. No, c'è un bel infatti che non sarebbe male parlare di Montatore. Scusa, parlati addosso. Ma che cos'è? Però, il concetto è che Inzaghi conferenza stampa e a me l'orifizio atto all'ascolto. Io non ho detto che ha fatto male lamentarsi, ho detto che sta indirettamente defecando su una campagna acquisti che per me, posso dirlo, è buona.